Il Festival di Sanremo 2021 è stato quello che ha definitivamente consacrato il genere indie in Italia, rimasto ormai indipendente soltanto nel nome. Fra i vari gruppi entrati nel circolo mainstream figurano i Coma Cose, coppia sul palco e nella vita, per i quali la partecipazione sanremese ha significato anche un mutamento di stile, abbandonando le radici rap ed elettroniche degli esordi in favore di un pop sofisticato. Questo cambiamento è evidente proprio nell'album Nostalgia, in cui il gruppo sembra mutato oltre che per l'aspetto musicale anche per quanto riguarda i testi. Infatti, sembra aver perso quell'ironia nonsense e quella tendenza ai motti di spirito che forse a lungo andare sarebbe risultata tediosa, ma sicuramente non ha perso la sua incredibile capacità descrittiva nel ritrarre paesaggi e individui. Il brano che vi consiglio oggi è 96, 3 minuti di sano pop punk che frammentano totalmente un ambiente urbano in diversi quadretti, il cui protagonista sembra essere sempre lo sfondo, cioè appunto questo ambiente cittadino che mette in secondo piano dei sentimenti umani per cedere il posto a delle figure come Le Ossa di Ramo e il Nirvana in Brianza. Ascoltate quindi 96.